Si chiama Marchi Giovani il progetto che coniuga la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale della provincia all'offerta di opportunità lavorative per i più giovani. L'idea è della società Meridiana, vincitrice del bando regionale I Luoghi dell'Animazione. Abbiamo pensato di avere degli ottimi luoghi da animare perché noi gestiamo l'Abbazia di Chiaravalle di Fiasta, il Parco Archeologico di Urbisaglia e i musei di Loro Piceno. Quindi abbiamo pensato di avere dei buoni contenitori culturali sui quali realizzare dei progetti di animazione. Abbiamo buttato giù una serie di iniziative e di eventi insieme ai nostri partner che vanno ad animare appunto i beni culturali che gestiamo. Il bando è rivolto ai ragazzi dai 18 ai 35 anni e la finalità è quella di creare posti di lavoro mettendo i giovani a contatto con mestieri poco ricercati nel settore artistico e culturale. Tante le iniziative organizzate da febbraio fino alla fine dell'anno. Si parte con un corso di orientamento al lavoro. Per iscriversi basta cliccare sul sito marchigiovani.it. In seguito sono stati organizzati un campo natura estivo con animazione e accoglienza per i bambini e un corso per il recupero del patrimonio storico-fotografico. E poi il progetto prevede una serie di eventi episodici che consistono nell'animazione vera e propria dei contenuti culturali. Quindi abbiamo previsto delle visite guidate al Parco Archeologico di Urbisaglia, degli spettacoli di animazione al Parco Archeologico, quindi abbiamo coinvolto delle associazioni culturali che lavorano proprio nelle rievocazioni storiche, quindi ci sono degli eventi organizzati ad esempio dal Comune di Urbisaglia che consistono nell'organizzazione di conferenze, quindi seminari che abbiamo chiamato le conferenze della domenica, per cui dal 20 gennaio prossimo ci sarà ogni domenica degli eventi attinenti un po' alla cultura del territorio, alle psicologie giovanili, le difficoltà giovanili in questo periodo, eccetera. E poi laboratori teatrali, spettacoli e concerti. I ragazzi selezionati, ad esempio, parteciperanno ad uno spettacolo con la regia di Antonio Mingarelli, che sarà inserito nella rassegna Teatri Antichi di Urbisaglia. Oppure avranno l'opportunità di vivere una full immersion di 5 giorni, in cui metteranno in scena Il filosofo di campagna di Goldoni, guidati dal maestro Felice Venanzoni. 8 i luoghi culturali dove si svolgeranno gli eventi: il Parco Archeologico di Urbisaglia, il Complesso Monumentale della Badia di Fiastra e il suo Parco Naturale, il Museo del Vino e quello della Civiltà Contadina, il Teatro Comunale di Urbisaglia, i Musei delle Armi e delle Uniformi, delle Guerre Mondiali e del Vino Cotto. Il progetto ha già portato all'attivazione di 4 borse lavoro e in previsione ci sono 4 stage aziendali e altrettanti contratti lavorativi. Noi già abbiamo assunto 4 borse lavoro, quindi già abbiamo fatto un grosso passo, 4 persone. Probabilmente servirà del personale per l'animazione del campo natura che faremo quest'estate, quindi lì provvederemo 1 o 2 persone adatte a stare con bambini e fare iniziative appunto con ragazzi, poi non solo bambini piccoli, ragazzi dai 10 ai 13 anni. Marchi Giovani, che ha un costo totale di 150.000 euro, è finanziato per il 16% dalla rete dei partner e per 126.000 euro dalla Regione Marche. Questi sono soldi vostri, sono soldi nostri, sono soldi dei cittadini. Noi li dobbiamo spendere per valorizzare il nostro patrimonio e, se ci riusciamo, creando occasioni per i giovani, Meridiana e tutta l'ambaradan che hanno messo insieme, dico io, questo stanno provando a fare. Allora so io che li ringrazio a nome della regione, a nome del presidente Spacca, per il lavoro che stanno facendo, e controlleremo che lo facciano bene.